Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Vecchis, prego. No, ero curioso di sapere gli altri interventi che hanno permesso di recuperare questi costi nell'ambito del personale, cioè nel senso c'era una stima sbagliata dei costi oppure c'è stato qualcuno che... Dove si recuperano questi soldi del personale? Dalle posizioni organizzative non credo che si possano recuperare, quindi da che cosa vengono recuperati? Perché si recuperano, cioè mica per altro, perché i recuperi vanno bene, però... No, visto che si può recuperare così, magari c'è da recuperare altro. Volevo capire un attimo come si recuperavano questi fondi. Altri, prego, consigliere Capriotti. Non ho capito una cosa, scusatemi perché forse stavo ancora all'intervento mio precedente. Ma noi adesso stiamo discutendo la variazione di bilancio e la ratifica delle variazioni di Il bilancio. punto 8 e il punto 9, sì, perché se ha l'ordine del giorno prima dell'inserimento della sua interrogazione era il punto 7 e il punto 8. Altri interventi? Altri non ci sono altri interventi, prego, No, vabbè, allora dico solo qualcosa, ma consigliere Capriotti. quello che mi preme sottolineare, almeno mi sembra che con l'assessore siamo andati in quella direzione, o comunque eventualmente mi corregga, assessore, se ho capito male, è che vabbè, le ratifiche, tutto quello che avviene è normale, diciamo, nel corso dell'anno. La cosa a cui ci tengo è individuare le spese certe con gli incassi certi. Quando noi l'altra volta discutemmo della possibilità di incassi, eccetera, eccetera, ecco, la cosa che mi sorprende è come abbiamo recuperato queste somme in una situazione abbastanza deficitaria. Cioè in una situazione in cui il comune ha fatto, diciamo, i conti col lanternino. Ancora di più per questo mi arrabbio quando poi li buttiamo i soldi oppure non li recuperiamo. Allora io dico, noi stiamo vedendo appunto qui somme che facciamo, diciamo, facciamo affidamento su 20.000 euro di interessi recuperati. Per situazioni anche di asfalto, di lavori pubblici, piccoli, insomma, attività. Ecco, quello a cui noi dovremmo, che io invito l'assessore, è quello di fare strada facendo insieme agli uffici, vedere dove possiamo recuperare delle somme che, come ci dimostra oggi, sono state ritrovate e quindi. Forse ce ne sono anche altre da recuperare. Grazie. Grazie consigliere Capriotti. Se non ci sono altri interventi, passo la parola prima all'assessore Traini per... Prego. Allora, per quanto riguarda il punto, la ratifica della delibera 143 e alla domanda del consigliere De Vecchis, nella proposta di delibera c'è anche allegato lo schema, insomma, dove si riescono a recuperare queste somme. Sostanzialmente il grosso è dovuto ai pensionamenti non previsti in fase di approvazione del bilancio di previsione e anche a diverse personale in aspettativa. Inoltre, comunque sia, sono stati rimodulati tutte le questioni relative alle persone che vengono prese a tempo determinato. In particolar modo il grosso di queste persone riguarda, ad esempio, adesso le persone che vengono gli aiutacuochi per le mense scolastiche, ad esempio, e il grosso è dovuto a questo. Però ci sono delle economie che si sono generate grazie alla riduzione per le competenze delle collaborazioni esterne, per l'IRAP del personale, gli oneri di personale a contratto.
e sull'IRAP sugli emolumenti dei dipendenti. Quindi in base a tutte queste variazioni fatte dal servizio personale siamo riusciti a generare questa economia che ci permette insomma di non alterare l'equilibrio, di rimanere all'interno dei parametri già prefissati. Per quanto riguarda l'economia del collar swap, questo copre soltanto la parte corrente, non anche gli investimenti, e quindi copre soltanto gli ulteriori finanziamenti. Chiaramente al momento dell'approvazione del bilancio di previsione non erano ancora stati generati, tant'è vero che una parte sono stati già contabilizzati, altri nel secondo semestre verranno di fatto certificati, ma lo sono già stati insomma valutati dall'ufficio e soprattutto dal collegio dei revisori. In altri casi sicuramente sarà il caso di valutarli bene, per carità. Grazie Assessore Traini. Se ci sono interventi per dichiarazione di voto. Altrimenti mettiamo a votazione separata, logicamente singola delle ogni i due punti all'ordine del giorno. Invito il consigliere Chiodi e il consigliere Croci a rientrare alle proprie postazioni. Procediamo alla votazione. Punto numero 8 viene approvato con 17 sì, 5 no e 3 astenuti. Votiamo sempre per il punto 8 l'immediata eseguibilità. Consigliere Mandrelli, se vuole votare. Approvata l'immediata eseguibilità con 18 sì, 4 no e 3 astenuti. Passiamo alla votazione al punto numero 9. Ratifica variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Il punto numero 9 con 15 voti favorevoli, 5 contrari e 5 astenuti. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità del punto numero 9. Immediata eseguibilità approvata con 16 voti favorevoli, 4 contrari e 5 astenuti.
Passiamo al punto numero 10 dell'ordine del giorno, verifica stato di attuazione dei programmi, approvazione documento unico di programmazione 2018-2020. Passo la parola all'assessore Traini per l'illustrazione, grazie. Sì, passiamo ora appunto al documento unico di programmazione, che è forse l'argomento più atteso. Allora, il documento unico di programmazione rappresenta l'atto fondamentale della programmazione ed è deputato ad unire e coniugare la valenza strategica dell'attività amministrativa, discendente dalle linee programmatiche di mandato, con il contenuto finanziario del bilancio. Il DUP quindi è il documento di collegamento e aggiornamento, scorrevole chiaramente di anno in anno, che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili al momento dell'insediamento dell'amministrazione ed è propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione. Tale documento ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente e lo stesso si compone di due sezioni, una strategica ed una operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, quindi quinquennale, e la seconda ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione e quindi triennale. Nella sezione strategica viene messo in evidenza in via preliminare il collegamento con gli obiettivi programmatici del Governo nazionale, che emette appunto i propri obiettivi attraverso il DEF, e con quelli della Regione, il cosiddetto DEF. Ed è all'interno di tali ampi scenari che vengono collocati gli obiettivi strategici dell'amministrazione comunale, i quali vengono inevitabilmente condizionati anche dai predetti documenti sovraordinati. Ebbene, dopo l'esame delle caratteristiche demografiche e socio-economiche del nostro territorio, dell'organizzazione, della modalità di gestione dei servizi e delle partecipate, nonché della dotazione organica del Comune, la sezione strategica mette in evidenza un trend storico e programmatico delle attività variabili, delle principali variabili finanziarie, che evidenziano una sostanziale invarianza in ordine all'autonomia finanziaria e impositiva. Il dato preso a riferimento è quello del 2015 perché è l'ultimo di riferimento del rispetto appunto al quinquennio che prendiamo a riferimento del DUP. Una sostanziale invarianza nelle prospettive di entrata fino al 2020, almeno con le variabili ad oggi conosciute chiaramente, per quanto concerne quindi l'andamento storico delle risorse per le spese correnti e per gli investimenti. Un trend prospettico futuro positivo che mostra un'ulteriore diminuzione dell'indebitamento comunale per quanto concerne i mutui, la conferma degli equilibri di competenza e di cassa ed il costante rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'analisi degli obiettivi strategici nella loro entità complessiva, così come mutuati dal programma di mandato 2016-2021, alla data odierna mostra un andamento in linea con il programma che si è dato questa amministrazione comunale. Lo stato di avanzamento degli obiettivi sarà oggetto di monitoraggio durante tutto l'arco temporale dell'anno 2017 e la verifica finale sullo stato di attuazione sarà effettuata alla data del 31 dicembre. Ad ogni modo, allo stato attuale, le opere pubbliche che sono in corso di realizzazione o già realizzate sono già analiticamente riportate nel documento unico di programmazione e le principali riguardano il piano di videosorveglianza, il cui primo stralcio è lì per iniziare, siamo a giorni, la sistemazione della scuola Marcheggiani, i lavori terzo stralcio funzionale delle scuole di Cursi per la realizzazione degli uffici segreteria, a seguito del passaggio della segreteria dalle scuole Marcheggiani alle scuole Cursi, opere per miglioramento, adeguamento sismico della scuola Ferri, ma poi sono in programma anche il futuro miglioramento, adesso vediamo con le opere pubbliche future, lavori per la messa in sicurezza di alcuni solai delle scuole Moretti a seguito del terremoto dell'anno scorso, realizzazione parco verde pubblico alla foce dell'Abula, realizzazione ciclovia Picena che è in corso di realizzazione, realizzazione del verde pubblico, del verde alla rotatoria di via Siago, è stata realizzata anche grazie al supporto dell'Avis, e la messa a norma dello stadio Riviera delle Palme. Per quanto concerne invece la sezione operativa, la stessa provvede a declinare appunto in termini esecutivi le scelte strategiche dell'amministrazione comunale. In altri termini viene effettuata una vera e propria analisi prospettiva in prospettiva delle spese in base alle missioni e ai programmi, onde evidenziare come le linee strategiche si concretizzino in tempi operativi. In sostanza vengono riportate le entità di tutte le risorse e delle spese per missioni e per programmi, così come contenute nel bilancio di previsione 2017-2019 che abbiamo approvato il 25 di marzo scorso. Per quanto concerne l'anno 2020, gli importi sono riportati nella medesima misura del 2019 solo perché gli stessi vengono poi destinati ad un apposito e puntuale aggiornamento in fase di predisposizione del prossimo bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2018-2020
Questo verrà effettuato tramite la nota di aggiornamento che dovrà tener conto anche della legge di stabilità definitiva e quindi conseguentemente della disciplina del Fondo di solidarietà comunale e in generale dei trasferimenti compensativi. Per le stesse ragioni saranno oggetto di aggiornamento futuri, nel prossimo periodo, la programmazione triennale del fabbisogno del personale, la programmazione triennale delle opere pubbliche e il piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili comunali. In ogni caso è doveroso rappresentare come nel documento di programmazione che oggi proponiamo si confermano appieno le linee di mandato presentate a questa amministrazione, ossia il corretto utilizzo delle risorse, il presidio degli strumenti della programmazione economico-finanziaria e ciò attraverso il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, il non aumento delle imposte e la riduzione delle spese. Queste sono le linee all'interno del quale questo DUP, che è ancora in fase embrionale, come abbiamo più volte detto anche in commissione, che quindi è in itinere per l'approvazione definitiva con il bilancio di previsione, si sta muovendo fondamentalmente. Quindi tutto questo quanto premesso propongo di sottoporre al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione, tra l'altro analizzata in sede di commissione il 23 agosto scorso e sulla quale si è già espresso, il parere del Collegio dei Revisori e dell'ufficio competente. Grazie. Grazie Assessore Traini. Apriamo la discussione, ci sono interventi? Consigliere Francesco, prego. Buongiorno a tutti. Consiglieri e assessori, ma intanto vorrei inoltrare una richiesta all'assessore al bilancio e al presidente del consiglio che è sostituito dal vice, quindi mi rivolgo a lei in qualità di presidente del consiglio. Sugli atti di programmazione, che sono, come lei giustamente ha evidenziato, fondamentali per l'amministrazione comunale, occorre maggiore tempo per i consiglieri comunali per approfondire, studiare un documento composto da oltre 70 pagine, 84 per la precisione, anche perché poi il lavoro che viene svolto nelle commissioni, mi sembra che ce ne sia stata una, anche perché i documenti sono stati forniti a ridosso del Consiglio Comunale, seppur nel rispetto della scadenza. Io ritengo che ci debba essere una maggiore velocità, voglio usare questo termine, nel fornire ai consiglieri comunali le delibere che poi sono oggetto di discussione in Consiglio Comunale, perché credo che sia importante poter avere la possibilità di entrare nel merito di un impianto di programmazione molto articolato e complesso e comprenderne anche i contenuti. Questo io lo dico un po' per l'esperienza di assessore al bilancio. Giorgio De Vecchis era consigliere di opposizione e ricordo, non solo Giorgio De Vecchis ma anche gli altri consiglieri di opposizione, che su questo erano molto solerti e rigidi nel chiedere più commissioni, che documenti dovevano pervenire ai consiglieri con un tempo utile e necessario per l'approfondimento. Ecco, quindi io ho voluto fare questo passaggio per dire che è importante, io questo credo che sia sentito da tutti i consiglieri. Ripeto, per comprendere bene poi nel merito le varie linee di intervento dell'amministrazione e gli atti di programmazione. Diceva lei, assessore, in un passaggio importante che il documento unico di programmazione è uno strumento molto importante
E io aggiungo, è lo strumento principe, è lo strumento principe di programmazione, che poi è propedeutico per l'elaborazione del bilancio di previsione, costituisce la linea guida strategica ed operativa dell'ente, perché è composto da due sezioni, quella strategica e quella operativa, e quindi la prima un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda invece pari a quello del bilancio di previsione. Dico questo perché lei si è contraddetto, perché non può dire che il DUP è in fase embrionale. C'è una contraddizione in termini tra premesse e conclusioni. No, il documento unico di programmazione è un atto di programmazione strategico che riprende le linee del programma di mandato, quindi non può dire che è in fase embrionale. Perché dico questo? Perché all'interno del documento unico di programmazione ci sono le scelte amministrative e politiche dell'amministrazione comunale. Quindi dire che è in fase embrionale credo che non sia in linea con quello che è il quadro del documento di programmazione. Detto questo, qualche valutazione politica da una lettura e un'analisi del documento, noi la vogliamo fare anche per sottolineare che intanto c'è ben poco in questa programmazione. Io ho dato una letta anche a tutti i principali, ad esempio, lavori pubblici in corso di realizzazione, molti in esecuzione e in stato di avanzamento, che sono partiti con la precedente amministrazione. Poi entrerò nel merito anche di alcuni obiettivi strategici di mandato. Ci sono pochi contenuti, a nostro avviso, e soprattutto poche certezze. Invece riscontriamo che il tratto distintivo è caratterizzato da un continuo rimando al bilancio prossimo. Forse per questo lei faceva riferimento al fatto che il DUP è in fase embrionale. Quindi si temporeggia, si spostano in avanti le decisioni, perché questo è. A nostro avviso è un progetto che non poggia su basi solide, non vedo una strategia efficace, manca una prospettiva politica, e io questo l'ho detto anche nei passaggi che ci sono stati con l'approvazione del bilancio, della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il Consiglio Comunale più recente. Riteniamo che ci debba essere più coraggio da parte dell'amministrazione nell'assumere delle decisioni e delle scelte politiche, perché anche nella verifica sullo stato di attuazione dei programmi ci sono delle carenze sotto vari profili. Non si dice nulla nello specifico dei programmi, solo una generica frase che tutto, come lei ha detto, si sta svolgendo secondo le reali intenzioni amministrative. E quindi questo denota un'amministrazione che procede con il freno a mano tirato, a nostro avviso. Forse anche perché c'è poca esperienza di governo e quindi c'è il timore di commettere qualche errore. Quindi meglio fare qualcosina, puntare su qualche progetto per non sbagliare.
Questo è un po' il riscontro e anche quello che ci viene detto da molti cittadini con i quali ci confrontiamo, che ciascuno di noi è stato delegato dai cittadini per far parte del Consiglio Comunale. Poi c'è la maggioranza che governa e amministra e l'opposizione che deve fare il proprio ruolo, il proprio mestiere, che è quello di vigilare, di verificare che le linee dell'amministrazione siano portate avanti, e anche quello di fare proposte. Il fattore di novità invece che emerge nel documento unico di programmazione invece è rappresentato dal fatto che, ad esempio, non c'è più il progetto relativo alla piscina comunale. Siamo passati dai tuffi in piscina, come disse il sindaco, che dovevamo fare a giugno, al rush finale. Ricordo la rassegna stampa, vari articoli di stampa, che il progetto era pronto, era fatto, quindi c'era necessità di portarlo entro agosto in Consiglio Comunale. Oggi, nella lettura analitica del documento, salvo che mi sia sfuggito questo passaggio, scompare l'opera pubblica strategica, opera pubblica strategica della nostra città. Lo dico anche nella veste di ex nuotatore, avendo fatto 10 anni di nuoto a livello agonistico, quindi un argomento che sento anche per i trascorsi da nuotatore, scompare dal documento di programmazione strategica. Io qui vorrei che il sindaco, l'assessore assenti, l'assessore a bilancio, chi insomma, una risposta su questo. Poi un'altra opera che non è presente, non è contenuta, e qui vorrei capire quali sono le intenzioni dell'amministrazione, riguarda il Ballarin, il progetto di riqualificazione del Ballarin. Io dico questo perché in campagna elettorale i due punti principali che il sindaco in primis ha posto con forza rispetto alla cittadinanza erano proprio questi. Quindi vorremmo delle risposte rispetto a questi elementi di novità, ovvero la non presenza del documento unico di programmazione, della piscina e del progetto di riqualificazione del Ballarin. Anche per quanto riguarda le politiche sociali, noi siamo intervenuti con molta attenzione rispetto ai tagli che ci sono stati, li abbiamo elencati, non sto qui a rielencare tutte le varie poste di bilancio che sono state ridotte rispetto al sociale. Anche qui vorremmo sapere qual è il progetto per quanto concerne le politiche sociali. Quali sono gli obiettivi strategici? Perché anche sul DUP mi sembra che siano stati inseriti alcuni punti, ma non tutti, quindi manca qualcosa. Sulla parte relativa alle missioni, quindi i vari servizi e gli obiettivi che sono poi in maniera sintetica riportati negli obiettivi strategici di mandato, non so se è sfuggito a me, ma anche qui, ad esempio, e ne discutemmo anche in commissione, se non ricordo male, manca il potenziamento della struttura che si occupa di intercettare
i fondi della Comunità Europea, i fondi ministeriali, cioè c'è una struttura? Sì, c'è chi si occupa di questo. L'amministrazione ritiene di potenziare questa struttura, di investire delle risorse? Io lo chiedo perché credo che siano aspetti importanti, tenuto conto che l'azione deve anche avere una finalità, che è quella di reperire risorse per progettualità di crescita e di sviluppo della città. Io credo che ci siano molte opportunità, quindi rafforzare, questa è una proposta, è una proposta. Io non è che, come ho detto in premessa, non è che stiamo qui a contestare tutto, siamo anche a fare delle proposte concrete. Una proposta è quella di potenziare la struttura che si occupa di progettazione, perché riteniamo che, oltre al lavoro che deve essere portato avanti sul recupero delle risorse economiche, quindi attraverso gli strumenti che sono a disposizione dell'amministrazione, ci possano essere anche delle opportunità da cogliere, perché lo fanno tanti altri comuni, tante altre città. Quindi perché non fare un lavoro rispetto a questo progetto? È un obiettivo strategico. Poi sulla pianificazione partecipata, qui lo chiedo al sindaco, cioè sull'urbanistica, perché io ho letto la missione e l'obiettivo strategico, sull'urbanistica, laddove viene riportato l'obiettivo strategico del piano urbanistico comunale, cioè cosa si intende? Cioè qual è la volontà dell'amministrazione rispetto a questo? Cioè come intende procedere? Perché ancora ad oggi, anche su questo settore, non riusciamo a comprendere qual è la linea politica, qual è l'indirizzo politico, qual è la scelta. Come deve procedere l'amministrazione? Tra un po' arriviamo a un anno e mezzo di amministrazione. Il tempo scorre velocemente. Poi ci saranno altri appuntamenti amministrativi, altre elezioni. Arriveremo nei tempi che saranno poi quelli delle prossime amministrazioni a fare il punto, no? Di ciò che è stato fatto. Io dico che, lo dico perché ne sono estremamente convinto, la programmazione, le scelte più importanti si fanno nei primi anni, non al termine del mandato. Cioè le linee, le priorità, gli indirizzi politici devono essere forniti soprattutto nella prima fase dell'amministrazione comunale. Noi ad oggi, rispetto a questo, vediamo che ci sono poche idee. Poi io non è che sto a dire è fatto tutto male, tutto quanto, noi contestiamo tutto, no, qualcosa è stato fatto, qualcosa è stato inaugurato rispetto ai progetti della precedente amministrazione ed è stato portato avanti, quindi accompagnato poi, quindi non è cosa di poco conto, nel senso poi sono stati portati a compimento progetti ed opere importanti, che non sto ad elencare perché conosciamo tutti, insomma, l'importanza e la valenza delle opere pubbliche che sono state ultimate. E quindi ritengo che si debba imprimere un'accelerazione rispetto a questo. Rispetto alle scelte, alle priorità, bisogna imprimere un'accelerazione sull'urbanistica, capire che cosa ha intenzione l'amministrazione di portare avanti, sulla questione della piscina, sulla questione del Ballarin. Ho poi un altro obiettivo strategico di mandato e qui vorrei che si iniziasse a concretizzare, perché altrimenti rimane solo un'enunciazione di principi e di buoni propositi, riguarda la promozione della partecipazione. C'è una missione e un obiettivo strategico nel documento che sottolinea la promozione della partecipazione dei cittadini e quindi il bilancio del cittadino. Il bilancio del cittadino. Fino ad oggi
quello che è mancato, a nostro avviso, è stato proprio questo aspetto, la promozione della partecipazione su tutte le questioni. Poi ovviamente quando manca la partecipazione che cosa accade? Accade che c'è su alcune questioni che non sono state oggetto di confronto con i cittadini, ci sono le brusche frenate e quindi si frena perché i cittadini, le associazioni cominciano a dire no, ma su un progetto così importante dobbiamo avere i tempi necessari per capire, per comprendere. Ecco, la partecipazione è fondamentale, è un percorso anche e soprattutto più impegnativo, ma quando si condividono le scelte con la città poi hanno anche maggiore forza. Quindi auspichiamo che su questo ci sia una scelta politica netta da oggi in avanti di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell'amministrazione comunale, perché ad oggi c'è stata solo assenza di partecipazione, secondo noi, poi ognuno ha la propria opinione in merito. Il giudizio pertanto è un giudizio negativo, perché questo documento strategico non riesce ad interpretare i bisogni e le esigenze della città e soprattutto non c'è una visione generale d'insieme e manca un elemento che noi abbiamo ribadito più volte, che è quello dell'innovazione, che dovrebbe essere invece, leggendo anche il programma di mandato dell'amministrazione, il pilastro del nuovo modello di governance. Mancano le linee di intervento quindi significative che vanno in questa direzione e soprattutto c'è una, ripeto, un'azione amministrativa di corto respiro, ecco, la voglio definire così, di corto respiro, priva di una programmazione efficace, lo diceva l'assessore, in fase embrionale. Andava fatto invece a nostro avviso uno sforzo maggiore, perché il documento è solo un'elencazione di numeri che tra l'altro non tengono conto di variabili e dei cambiamenti, anche se poi è uno strumento che va aggiornato e va integrato, quindi ci sono vari step con anche il bilancio previsionale e quindi è assente la sostanza in questo documento e la sostanza è la progettualità. Mi scusi, consigliere politica. Francesco, la invito a concludere. Poi mi riservo nella dichiarazione di voto. Ecco, questo per dire che a nostro avviso manca un'azione incisiva rispetto alle questioni importanti. Non c'è protagonismo, non c'è rinnovato protagonismo, perché tutto viene fatto in maniera anche, diciamo, molto timorosa rispetto poi alle scelte che vengono portate avanti e quindi manca quel salto di qualità che ci saremmo aspettati, perché dopo ormai quasi a un anno e mezzo dal mandato amministrativo ci doveva essere quantomeno un disegno di prospettiva sulla città. Invece ad oggi, su tanti settori, su tanti argomenti, su tante scelte, questo manca. Quindi ci auguriamo che si inizi a concretizzare, a fare qualcosa per il bene della città. Termino su queste due questioni sulle quali in premessa ho già argomentato e vorrei delle risposte da parte del sindaco o del vice sindaco sulla questione relativa alla piscina comunale e sul Ballarin. Grazie consigliere Di Francesco. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, prego consigliere De Vecchis.
Ma onestamente io spesso di fronte a questa amministrazione non so che pensare, perché di fronte a quello che è un documento di programmazione importante, no, non emerge un aspetto politico. Denotasse anche questo aspetto le difficoltà di bilancio che ci sono e che vengono poi, a prescindere dalle rose esternazioni, vengono fuori dal documento unico di programmazione, un documento dove le opere pubbliche future sono estremamente limitate come importo, dove tutto è subordinato all'incasso dei crediti per entrate tributarie, con molti punti interrogativi, dove gli indici che rappresentano, diciamo, tendenzialmente i segnali per uno stato di predissesto, prima ci avevamo acceso una spia rossa, confermiamo la seconda spia rossa. La prima spia rossa è quella che abbiamo dei residui passivi superiore al 40%, mi pare, della spesa corrente, penso, una cosa del genere. Quindi immaginate, e questo è un indice che da tempo che alberga, quindi questo, il significato è chiaro, no? A prescindere dalla lettura, no, della discesa dell'indebitamento per mutui che per obblighi di legge col patto di stabilità avviene in ogni ente locale, in realtà l'indebitamento complessivo che è dato dalla somma dei debiti per mutui con tutti gli altri mutui di questo comune è fuori controllo da tempo, perché è da tempo che questo indice, adesso se ne aggiunge un altro. È chiaro che, no, prima o poi i nodi arrivano al pettine, l'ultimo bilancio ha dovuto accantonare tanti soldi e quindi ha sfarfallato un altro indice. Ma nessuna considerazione, ma il bello è che forse questo strumento, se si considera, no, l'ordinaria amministrazione, perché fondamentalmente su tutta la parte corrente vengono rifinanziati tutti i servizi, niente, niente di che, il solito si direbbe, no? E quello che colpisce è che quello che è uno strumento, è lo strumento principe di programmazione dell'attività del comune, che è sì uno strumento dinamico, ma è dinamico per accogliere nuove proposte, cose a cui non si era pensato, no? Che lo strumento unico di programmazione, lo strumento unico di programmazione improvvisamente scompare la piscina. E sì che ci sono centinaia di interventi in opere pubbliche, ne è scomparso uno, no, la piscina scompare. Tenete bene presente che il punto è verifica dello stato di attuazione dei programmi, giusto? Io non c'ho l'ordine del giorno, ma penso che la verifica in qualsiasi momento in cui si approvano strumenti di programmazione o modifica gli stessi, non ci può essere un fatto che previa la verifica dello stato di attuazione dei programmi, no, perché è normale che per vedere il futuro bisogna vedere lo stato di attuazione di quello che si è programmato in passato e che si sta realizzando. E lì c'è un elenco di opere, no, che poi molte sono partite, la maggior parte penso dalla vecchia amministrazione, no, che chi sta in fase di realizzazione, chi eccetera eccetera, e lì la piscina comunale non c'è, perché chiaramente è un punto morto, no? E se andiamo a vedere il progetto delle opere pubbliche, molto stitico, nel senso che c'è la realizzazione della scuola di Via Ferri, il presunto rifacimento del sottopasso di Porto d'Ascoli, Via Mare, con fondi da parte di terzi, punto interrogativo, cioè forse significa se ce lo rifanno le ferrovie, no? Al momento. Poi ci sono un altro 1.300.000 euro circa di investimenti legati, non meglio specificati, legati a bandi che sono in corso per contributi statali, molto probabilmente, no?
e in questa ridda di grandi investimenti scompare la piscina. Io voglio sperare che la piscina sia scomparsa, no? Da un documento di programmazione, no? Perché questa amministrazione è in fase di totale ripensamento, perché noi da mesi cerchiamo di fare il nostro lavoro, che non è quello di avversare una maggioranza politica e di mandarla allo sprofondo, ma è quello di tutelare San Benedetto e San Benedettesi, dicendovi: cambiate strada se volete realizzare la piscina, perché la strada che avrete intrapreso, ed è evidente, no? Tra le righe, no? Anche un idiota oggi, leggendo l'articolo relativo al project financing di iniziativa privata, non un avvocato, un idiota, capirebbe che il project di iniziativa privata non può essere presentato per interventi, no? Che stanno nella programmazione dell'ente, e questo è il DOCUP. Allora badate bene che nel DOCUP precedente, che dovrebbe essere valido quantomeno fino al 31/12/2017, perché adesso andiamo anche nella ridda delle ipotesi, la piscina era messa, no? Quindi c'era nello strumento di programmazione, adesso scompare, come se, no? E questo non è che riguarda un documento dinamico, dice adesso dobbiamo vedere per cosa ci danno i contributi, se ci danno i contributi per rifare le strade ci metteremo il rifacimento delle strade. Qua è un'amministrazione che su quattro interventi ne sta cercando di perseguire uno, cercando di perseguire in maniera sbagliata. Noi sono già 3 mesi che abbiamo detto che è sbagliato, abbiamo detto tutte le motivazioni, tra cui quella in primis procedurale, ma soprattutto quella economica, che se andate a vedere quella economica è scandalosa veramente, no? Fuori di ogni grazia di Dio, e ancora qui scompare dalla programmazione. Allora dico io, che significa che è scomparso dalla programmazione? Che qualcuno oggi può presentare un progetto di iniziativa privata ai sensi del codice degli appalti? O lo potrà fare dal 1 gennaio 2018, perché ancora abbiamo la piscina inserita nella programmazione fino al 31/12/2017? Cioè, questa è una bestialità, scusate. Io non so se ci avete imbarazzo politico di fronte alla questione della piscina, no? Ma non considerare nel DUP attuale, abbiate il coraggio alle vostre azioni. Ritenete che quel project sia da portare avanti? Lo mettevate in programmazione con finanziamento da parte di terzi. Avete tutti i numeri, l'abbiamo visto in commissione, avete fatto le richieste di variazione, sono state quantificate, avevate tutti i dati per metterlo e inserirlo nella programmazione. Quindi che volete che vi dica, insomma? Se sulla programmazione delle opere pubbliche complessivamente abbiamo 3 milioni, non lo so, di euro di investimenti, ce ne manca uno che forse secondo il progetto è più alto, 3 milioni e mezzo. E questo non è il documento unico di programmazione. Quello che votate oggi, per come è scritto, è il documento unico di improvvisazione, il DUI, no, il DUP, perché di programmazione non c'è niente, no? Perché, ripeto, io spero che sia stato frutto di una situazione di imbarazzo, nel senso che forse, no? Cioè, voglio augurarmi che ci sia in atto una discussione per il bene di San Benedetto nell'ambito di questa maggioranza, no? E che questa abbia comportato un punto interrogativo sulle modalità di realizzazione. Ma non penso che non possa essere nemmeno questo, perché voglio dire, no, si trattava di dire lo facciamo in questo modo, lo facciamo in un altro. Un modo, cioè, pare che qui non si abbia nemmeno il coraggio delle proprie azioni. Cioè, sì, stiamo aspettando che su sopra stanno a lavorare per rispondere a tutte le obiezioni che ha fatto De Vecchis. Ma io mi chiedo, no? Prima di rispondere a tutte le obiezioni di De Vecchis, non è vostro dovere, vostro primo dovere, spiegare come questo project vada a tutelare degli interessi pubblici? L'avete spiegato come tutela gli interessi pubblici? Come mai nella programmazione non avete messo che forse fra 2 anni casca il tetto della piscina? Perché l'avete scoperto mentre trattavate con i,
presentatori del project che forse fra 2 anni casca il tetto della piscina. E com'è nella programmazione? Non ci pensate che forse fra 2 anni casca il tetto della piscina? Questo documento è un documento privo di significato, invotabile, no? Cioè, se noi stiamo a fare il Consiglio Comunale che deve programmare l'attività di tutti gli uffici, 400 dipendenti, forse 6 milioni di euro di investimento se rifacciamo la scuola Ferri, complessivi con la piscina, manca nella programmazione investimenti per più del 50%. La programmazione, vabbè, su, voglio dire, no, non voglio dire, però rappresenta molto l'improvvisazione anche da parte di questa giunta, no? Che, ripeto, parte a 180 all'ora. La prossima volta, no, forse dovevamo utilizzare la tecnica, no, quella tipica dei partiti che dicono: oh, questi adesso li facciamo sfrociare a 180 all'ora, gli diciamo che stanno andando a sbattere 2 metri prima, così non possono frenare e vanno a sbattere. Poi San Benedetto rimane senza piscina, fra 2 anni casca pure quella interna, che ce ne frega noi del nuoto San Benedettese, di San Benedetto e dei San Benedettesi. Basta che questa maggioranza inconcludente vada a casa. Ma non è così che si fanno gli interessi dei San Benedettesi. Ma come ve lo dobbiamo dire? In turco e in arabo? Ma come ve lo dobbiamo dire? Li sapete fare i conti della serva a casa vostra? Ma voi, se vi dovete fare una ristrutturazione di casa, no? Non vi fate fare lo preventivo da nessuno, se non siete straricchi, e non mi pare che sto comune è straricco. Non lo so, non vi pronunciate su una cosa del genere. Cioè, pare che state la ricasca, onestamente, la sensazione che date, che siete senza idee. E quindi qualcuno ve ne ha proposta una e quasi quasi siete grati che ve l'ha proposta e quindi l'ha portata avanti anche se senza senso. Cioè, togliete dalla programmazione la piscina. Se togliete la programmazione la piscina, può essere che succeda un casino, eh? Può essere che il 1° gennaio 2018 qualcuno presenta un project, no? Di iniziativa privata, a questo punto legale nella procedura, perché non è più inserita nella programmazione. State facendo casini, su una cosa semplice, dove noi da mesi vi diciamo: cambiate strada, l'obiettivo è raggiungibile con molta semplicità, e spiegateci perché non cambiate strada, perché questo progetto tutela particolari interessi pubblici. Ripeto, quali particolari interessi pubblici tutela? Perché mi viene da pensare che se non dite quali interessi pubblici tutela, gli interessi pubblici non li tutela, e se non tutela gli interessi pubblici, evidentemente tutela altri interessi. Vedete un po' voi quali ci rimangono. Che vi devo dire? Io spero, ripeto, che nel dubbio di come metterlo, che ci mettiamo il rifacimento a 700.000 euro dell'esterna, ci rimettiamo 3 milioni e mezzo del project, ci rimettiamo una cosa normale che ci vorrà 1,5 milioni per rifare tutte e 2 le piscine con un bando. In queste 3 ipotesi voglio sperare che, non avendo raggiunto una sintesi, avete detto: non metto niente. Mi auguro che la sintesi sia quella che vi abbiamo suggerito da tempo, per il bene di San Benedetto. Chiaramente un documento così, no? Che dice: vabbè, le tasse sono sempre quello. In realtà, no, secondo il vostro programma le dovete diminuire. In realtà, se andiamo a vedere entrate tributarie più pro capite del 2016 rispetto agli anni precedenti, sono aumentate. Boh, forse abbiamo riscosso di più, non credo, perché c'erano forse dinamiche particolari, ma sicuramente le tasse non avete ridotte. Anzi, no? Qualcosina forse è aumentato. Poi tutto si basa sulla riscossione, no? Si basa tutto sulla riscossione. Speriamo che questa riscossione ci sia. Voi direte: i prossimi punti si vanno a fare provvedimenti per agevolare la riscossione. Ma c'è un problema, che il cittadino è un limone ormai spremuto, e a chi è già spremuto tutto non è che riesce a spremere tanto di più. Quindi, ripeto, il bilancio è invotabile perché veramente manca di scelte fondamentali, perché, non ripeto, non è che tu dici: ci abbiamo 150 opere pubbliche da fare, ci è sfuggita la piscina, sì che è importante, ma oh, ne sta 2, 3.
Cioè, di che parliamo? Che programmiamo? Grazie.